Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi video dei toni noir. So che tantissime persone che sono iscritte al mio canale apprezzano questi contenuti. Io ne sono consapevole, così come sono consapevole che c'è stato un periodo in cui non ho pubblicato video di questo genere per un sacco di tempo. Non perché io non volessi pubblicarli, ma perché ho avuto molto meno tempo per prepararli e quindi davo la precedenza a video che fossero un po' più veloci da fare. Però ho intenzione di ritornare con la pubblicazione abbastanza frequente e abbastanza costante di questa tipologia di video. E oggi vi parlo di un'usanza che oggi ci sembra assolutamente macabra e inaccettabile, ma che invece in un determinato periodo storico era assolutamente normale, ossia l'abitudine di fotografare le persone defunte. Questa pratica è nata nell'epoca vittoriana, quindi tra il 1837 e il 1901, che è il periodo del regno della regina Vittoria, ma in realtà è andata avanti ancora per un po', perché fino agli anni 30 comunque si usava fare queste fotografie. Soprattutto si usava farle in Europa, negli Stati Uniti e in Sud America. Questo accadeva principalmente perché oggi per noi è normale avere delle fotografie, averne anche tante, forse ne abbiamo anche troppe, e quindi avere una foto di una persona a cui vogliamo bene o comunque una nostra foto è una cosa assolutamente normalissima, però all'epoca non era così. Perché le foto erano molto costose. Per fare una foto era necessario recarsi in uno studio fotografico oppure far venire il fotografo a casa che si portava dietro tutta la strumentazione. E poi anche lo sviluppo comunque era una cosa abbastanza lenta, non era come oggi. Oggi noi facciamo una foto e all'istante vediamo com'è venuta la foto. Però a quei tempi la foto andava sviluppata, quindi c'era tutta un'attesa particolare prima di poter vedere il nostro ritratto. E tutto questo faceva sì che le persone meno abbienti non avessero fotografie dei loro cari, perché semplicemente non avevano i soldi per poterle fare. Quindi, quando si verificava la morte, soprattutto di una persona giovane o di un bambino, scattava un po' il desiderio di voler conservare un ricordo e quindi si fotografava da morto semplicemente perché non c'era stato il tempo o il modo di fotografarlo da vivo. Teniamo anche presente che il rapporto con la morte all'epoca era molto diverso rispetto al rapporto che noi abbiamo oggi con la morte. Oggi tendiamo a non volerne parlare, tendiamo comunque a non accettarla, anche se tutti noi sappiamo che è inevitabile, sappiamo che fa parte della vita, ma tuttavia quando si verifica facciamo fatica ad accettarla, soprattutto se si tratta di persone giovani o di bambini. Invece all'epoca la mortalità infantile era elevatissima, c'era un altissimo tasso di mortalità infantile, le persone morivano più giovani e quindi era considerata una cosa naturale, una cosa più accettabile. Non dico che non si soffrisse, però era veramente considerata una cosa molto più spontanea, molto più normale e anche le persone la accettavano con più facilità. Quindi questo faceva sì che fotografare una persona defunta non sembrasse una pratica macabra, ma una cosa normale, un semplice desiderio di conservare un ricordo. Però secondo me l'aspetto un po' più macabro, non sta tanto nella foto, ma nella modalità in cui veniva scattata questa fotografia, perché loro i morti li vestivano, li truccavano, li pettinavano, li mettevano in posa, addirittura li tenevano in piedi grazie ad un piedistallo che li teneva, appunto su in posizione eretta, teneva la schiena dritta, le spalle e il collo dritti e in questa posizione scattavano delle foto, anche quando la persona era seduta, magari veniva messa in una posizione per cui il corpo potesse restare abbastanza dritto, oppure veniva sempre usato questo piedistallo, ma la cosa secondo me un po' più macabra è che facevano di tutto perché la persona defunta nella foto sembrasse viva, quindi addirittura truccarla, aprire gli occhi, era veramente una cosa molto particolare che veniva svolta da fotografi che si erano specializzati in questa pratica. C'erano un sacco di fotografi che avevano tutta la strumentazione necessaria, dei trucchi particolari da utilizzare sulla persona defunta e che appunto consentiva loro di svolgere il loro lavoro e di costruirci sopra una carriera molto proficua, perché comunque la mortalità era molto più elevata.
elevata, le persone morivano molto più spesso, soprattutto in età, come dicevo prima, giovanile, e quindi le foto da fare erano parecchie e loro avevano costruito appunto tutta questa professione, tutta questa carriera. Però, oltre alla moda e oltre al desiderio di conservare un ricordo della persona defunta, sembra che questa pratica avesse anche una ragione un pochino più, per così dire, spirituale, ossia facilitare il passaggio del defunto dal mondo dei vivi al mondo dei morti. All'epoca si pensava che l'aspetto della persona defunta rispecchiasse lo stato del suo spirito. Quindi, se la persona defunta aveva un bell'aspetto, sereno, tranquillo e comunque non così spiacevole a vedersi, questo significava che anche il suo spirito era in uno stato di serenità. Quindi il fatto di fare la foto e di rendere il più bello possibile l'aspetto del defunto era un modo per rendere migliore il suo passaggio e per far sì che lo stato del suo spirito fosse il più sereno possibile. E quindi dietro a questa pratica delle fotografie sembra che ci sia anche un aspetto spirituale di questo genere. Questa è un'usanza tipica dell'epoca vittoriana. Come dicevo all'inizio del video, oggi ci sembra assolutamente inaccettabile e macabra, però a quei tempi era considerata normalissima. Io penso che oggi una pratica del genere non sarebbe assolutamente concepibile, non sarebbe accettata, perché se una persona si mettesse a fotografare un parente defunto, preoccupandosi di truccarlo, di vestirlo, di tenerlo in piedi, di farlo sembrare vivo, credo che sarebbe, considerato assolutamente pazzo, diciamoci la verità. Però a quei tempi invece non era così. E proprio su questo punto io volevo stimolare una riflessione, perché oggi non fotografiamo i defunti, facciamo delle cose però che secondo me sono macabre e che sono socialmente accettate, come ad esempio fotografare e farsi i selfie sui luoghi degli incidenti e delle catastrofi. Questa è una pratica che molte persone fanno, io non le giudico perché sapete che io sono per la libertà individuale, quindi vivi e lascia vivere, ognuno fa quello che vuole. Però mi stimolano delle riflessioni queste cose. Io penso a che cosa possa spingere una persona a farsi un selfie con uno sfondo in cui magari è avvenuto un disastro, una catastrofe, una tragedia. Eppure tante persone lo fanno. Che cosa c'è dietro? Il desiderio di un ricordo, il desiderio magari di esorcizzare la morte. Quindi faccio vedere che io sono vivo in un luogo pieno di morte, di dolore. Sicuramente ci sono delle cose, io non credo che sia solo il desiderio di mettere la foto su Instagram, credo che ci sia di più dietro a tutto questo. E come c'era di più dietro all'abitudine di fotografare i morti. Quindi magari riflettiamoci anche su quelle che sono le pratiche macabre della nostra società e che sono tranquillamente accettate, perché credo che ogni periodo storico abbia le sue attività un po' più noir e un po' più macabre. Io con questa riflessione vi saluto, vi invito ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto e vi mando un bacio enorme.